Ciao, oggi un piatto napoletanissimo, bucatini con soffritto di maiale, la cosiddetta soffritta. Leggo testualmente dal libro A Napoli si mangia così. È un tipico piatto napoletano che ha per ingrediente base le frattaglie di maiale, polmone, cuore, milza, trachea, tutto ciò che costituisce la cosiddetta coratella di maiale. Per consuetudine viene preparato dai macellai che lo vendono poi appeso, freddo. A casa basterà allungarlo con un po' di acqua e riscaldarlo. Può essere gustato in due modi differenti, a zuppa sul pane tostato o come condimento con la pasta asciutta. Ed è quello che facciamo oggi. Ecco qua, questa è la vaschetta che vendono praticamente i macellai napoletani, con la foglia d'alloro sopra. Noi piglieremo praticamente un paio di cucchiai di questa salsa, poi ci serviremo anche di un mezzo spicchio d'aglio, un po' di peperoncino di quello semipiccante e ovviamente dei bucatini. Ora per me saranno 75 grammi di bucatini. Vediamo un po'. Oh, l'acqua bolle, sarà già salata, calo già i bucatini. Quando i bucatini sono al dente, ma anche prima del dente, avviate la fiamma sotto la padella nel quale c'è l'aglio, il peperoncino e l'olio. Aspettate che l'aglio soffrigga appena un po'. Oh, i nostri bucatini sono praticamente ora al dente, molto al dente. E terminiamo la cottura dei bucatini proprio nella padella. Aggiungete dell'acqua di cottura e lasciate che i bucatini finiscano di cuocere. Così. Aggiungete un po' di alloro. E un bel cucchiaione di soffritta, facciamo anche 2 cucchiai, va? Partiamoci bene, mescoliamo, tenete la salsa non densissima, abbastanza morbida, aggiungete anche un altro po' di acqua per terminare di cuocere i bucatini. Ecco, questa è la consistenza giusta, siamo quasi ormai a fine cottura, tra poco impiattiamo. Togliamo l'aglio, spegniamo la fiamma, impiattate. Ecco qua come si presenta il nostro piatto. Un ringraziamento particolare a un Luigi, un macellaio che ha preparato praticamente questa delizia. Grazie a tutti, buon appetito.